Buonasera da Bomber Caffè, Caffè dei Campioni. Siamo qui con Edoardo Stessi dell'Atletica Pistoia perché lui si è arrivato terzo al campionato regionale juniores di cross proprio insomma, negli ultimi giorni di febbraio, quindi è una, diciamo, un risultato fresco da questo punto di vista. Ti chiedo innanzitutto le tue impressioni rispetto a questo risultato e poi come anche la società è uscita da questa da questo impegno. Beh, per quanto riguarda le mie impressioni, naturalmente direi ottime, molto buone, e per quanto riguarda la società, per fortuna insomma, si ritiene abbastanza soddisfatta per quanto riguarda sia il mio risultato, che è un buon terzo posto, e i vari risultati dei miei compagni di squadra che ci sono riusciti a classificarci come la squadra secondi a, appunto, ai campionati regionali, e quindi siamo riusciti anche a qualificare per quanto riguarda campionati nazionali che verranno fatti a Campo Bisenzio. Era la tua prima gara, diciamo, per i mezzo fondisti. Il Covid, diciamo, ha scompaginato un po' le carte l'anno scorso, anche se, a dire la verità, siete stati uno degli sport che magari ha subito meno problematiche, diciamo, legate a questa pandemia. Sì, certo, ovviamente la pandemia ha affettato negativamente, diciamo, per quanto riguarda tutti gli sport, però per fortuna il nostro, essendo uno sport non di gruppo e all'aperto, siamo riusciti comunque a allenarci in qualche modo, prima per quanto riguarda in casa tramite esercizi di potenziamento e poi in seguito tramite corse e all'esterno, all'aria aperta, appunto. Comunque il calendario sostanzialmente però è rimasto quasi invariato quelle delle gare. Sì, il calendario delle gare è rimasto abbastanza invariato e sì, siamo riusciti a mantenere un certo ordine, appunto, per quanto riguarda le gare. È saltato, appunto, nello scorso anno il campionato nazionale, quello che poi andrete a correre di qui a qualche giorno. Sì, l'unica cosa, appunto, che è saltata è stato il campionato nazionale nel 2020, doveva essere a Campo Bisenzio l'anno scorso, e quest'anno per fortuna ci siamo riusciti a rifarlo, a riproporlo, e è stato riaccettato a Campo Bisenzio. In questo periodo di inattività, soprattutto legato al primo lockdown, quello insomma del marzo scorso, marzo-aprile scorso, come ha inciso rispetto ai vostri risultati e alla vostra condizione fisica? Beh, ha inciso sicuramente molto, in quanto sia sul singolo che sulla squadra, su tutti gli atleti di ogni regione, presumo, in quanto ci siamo allenati, sì, ma non costantemente e non purtroppo con la voglia di tornare in pista e gareggiare, perché purtroppo appunto le una o due gare sono saltate. Abbiamo soltanto ricominciato a gareggiare verso inizio estate, purtroppo. Il caffè offerto da Bomber Caffè, se lo vuoi intanto provare. Grazie. Io ti faccio un'altra domanda. Voi come società non avete a disposizione il campo scuola, perché insomma sappiamo ci sono dei lavori alla pista, quindi in quest'ultimo anno, diciamo, sostanzialmente, perché poi è chiaro che la pandemia ha ulteriormente allungato i tempi per la fine dei lavori, vi siete dovuti un po' arrangiare. Beh sì, grazie alla pandemia, diciamo, purtroppo il campo scuola è stata rimandata la ristrutturazione e quindi è ancora purtroppo in ristrutturazione e non ce l'abbiamo fatta a allenarci come volevamo. Però grazie ai due campi che ci sono stati offerti, ovvero il campo di Agliana, della stadio di Agliana, e il campo di Pistoia Ovest, siamo riusciti comunque a allenarci in un modo, diciamo, abbastanza buono. Il campo scuola dovrebbe terminare, penso, la ristrutturazione, ormai siamo quasi alla fine, quindi presumo verso metà aprile, fine marzo, dovrebbe essere pronto ormai. Da questa stagione comunque la vostra società e comunque anche te personalmente che cosa vi aspettate? Da questa stagione ci aspettiamo una buona stagione, pur con difficoltà, speriamo di fare una buona stagione, sia come società naturalmente, quindi di gruppo, sia come singolo. Puntiamo a fare dei buoni risultati, soprattutto di migliorare i propri tempi e le proprie prove. Tu sei un ragazzo classe 2002, hai cominciato questa disciplina, diciamo, una decina di anni fa, mi dicevi, perché comunque c'è stato comunque un imprinting già a livello di famiglia.
Sì, grazie appunto alla mia cugina che praticava atletica, grazie a lei sono riuscito a entrare in questo magnifico mondo, diciamo, e cominciando appunto a vedere che piano piano riuscivo a andare bene, a allenarmi bene costantemente e a ottenere anche buoni risultati, così ho continuato fino, appunto, fino adesso, come continuerò a fare per un bel po', spero. Per quanto riguarda i protocolli, i vari protocolli relativi a diciamo, la prevenzione del Covid, quali sono stati messi in campo durante le vostre gare? Durante le gare, naturalmente, non essendoci molto distanziamento, l'unico modo per attuare questo distanziamento è l'utilizzo della mascherina e naturalmente si utilizza non per tutto il tratto di gara, ma soltanto per un tratto ristretto, ovvero i primi 500 dal tutto il riscaldamento e la partenza fino ai primi 500 metri. Dopo 500 metri, piano piano il gruppo di gara si allontana sempre di più. E si può togliere appunto la mascherina. Ti faccio un'ultima domanda, perché di solito insomma, i giovani atleti crescono con un modello diciamo, di un atleta di riferimento. Ti chiedo se nella tua disciplina, nel cross, c'è una figura a cui ti ispiri, visto che la tua è una disciplina insomma, piuttosto di nicchia, diciamo così. Sì, io diciamo che non ho soltanto un singolo atleta a cui mi riferisco, ma ho una famiglia, diciamo, la famiglia Ingebrigtsen, che è una famiglia norvegese, di cui fanno parte tre fratelli fortissimi, che sono fenomenali, appunto. Uno, Tassi 2000, che è diventato appunto recentemente campione europeo. Va bene, e allora io ti ringrazio Edoardo per essere stato qui con noi. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento con il Caffè col Bomber.